Fortuna, mi attacco però perché per fortuna nei videoclip c'è questa cosa, quando le cose vanno bene c'è anche comunque una connessione tra chi gira il video e l'artista. Magari purtroppo nei video business questa cosa non succede per ovvie ragioni. Io volevo toccare un punto prima di andare in chiusura con te, Valentina, prima, perché hai parlato appunto delle tue idee, dove vengono, hai parlato di mondi. Approfondiamo questa cosa perché io, vedendo i tuoi video, vedo proprio questa cosa, che tu sei brava a creare sempre un mondo diverso nei tuoi video. Ci sono alcuni videomaker che guardi i loro video e non riesci sempre a contestualizzare nel video, ti sembra sempre un pochino tutto uguale. Io ho trovato questa cosa veramente molto bella di te, questo lo consiglio anche a chi vuole approcciarsi a fare cinema con i cortometraggi, mediometraggi, eccetera. Bisogna badare il mondo, il contesto. Questa è una cosa molto importante e nei tuoi video l'ho trovato. Come lo pensi tu, il mondo, il contesto dei tuoi video? Tanto grazie, è una cosa veramente Prego. bella quella che mi hai detto, anche perché per me ogni video è una nuova avventura. Se avrai notato, sono tutti abbastanza diversi uno dall'altro, come dicevi anche tu, proprio perché per me ogni volta, come dicevo prima, l'importante è raccontare una storia, quindi un nuovo mondo che può essere anche non necessariamente un racconto cinematografico, ma anche più legato al nonsense, come può essere anche quello di Jonathan che mi dicevi prima. Cioè, io ho sperimentato molto, diciamo, mi ha lasciato molto Certo. carta bianca e ho lasciato andare, ho provato cose nuove che non avevo mai provato, quindi mi piace sempre sperimentare magari delle cose nuove. Poi credo anche che appunto lavorando con la musica, ogni musicista è a sé, è già un mondo a sé. Una canzone di un musicista è doppiamente un mondo a sé e quindi doverla raccontare per forza di cose ti deve fare certi tipi di viaggi mentali, sicuramente, che ti vanno poi, che messi insieme, vanno a creare un certo immaginario. Ma Infatti sei quando... minuziosa, scusami, dicevi che in preproduzione sei minuziosa anche con la scenografia, perché io vedo veramente la scenografia curata. Tu mi dici che c'è solo un assistente, siete voi due a curare tutto questo aspetto? Sì, allora, per quanto riguarda il video di Jonathan, tra l'altro ero soltanto io quel giorno, quindi sì, Hai in fatto generale, one man girl. sì, quello più o meno sempre, diciamo. Però sì, l'ideazione, diciamo, tutto quello che è l'ideazione, comunque l'idea è comunque tutto mio sempre, quindi come dicevo prima, quando magari hai dei limiti sul budget, devi cercare di sfruttare al meglio quello che hai, cercando di farti venire magari delle idee. Cioè anche in quel Certo, video, ad degli esempio, escamotage per sì, facilitarti. cioè quel video, ad esempio, è girato in un salotto che poi si svela alla fine e nessuno degli attori sono attori, cioè sono tutti amici o conoscenti del musicista. E lì cosa fai? Non puoi ovviamente pretendere che un attore ti faccia una recitazione, quindi li ho messi in delle situazioni che non richiedevano una vera e propria recitazione, ma era più molto no nonsense, diciamo, come... E quindi niente, Assolutamente. sono dei mondi che si vengono a creare di volta in volta, da dei viaggi mentali miei che poi si vanno ad unire, a sviluppare. Lascio la parola a Michele adesso. Grazie, Vale. Grazie a Ma te.